Nel parlare di osteoporosi, cercherò di illustrare il ruolo della riabilitazione in questa patologia, prevalentemente al femminile, e il ruolo della riabilitazione sulle fratture ad essa correlate. Suddividerò pertanto questa mia esposizione in tre parti. La prima, riguardante la prevenzione dell'osteoporosi attraverso l'attività fisica. La seconda relativa alla prevenzione delle cadute e la terza riguardante invece gli esiti dell'osteoporosi e delle cadute, ovvero la gestione delle fratture. Entrando subito nel merito, per osteoporosi si intende una malattia sistemica dello scheletro, dell'osso, caratterizzata da una riduzione quantitativa della massa ossea e contemporaneamente da alterazioni qualitative della struttura dell'osso, della sua macro e microarchitettura, che predispongono ad una aumentata fragilità ossea e si accompagnano pertanto a un aumento del rischio di frattura. La frattura si realizza nel momento in cui il carico che l'osso deve sopportare supera la sua capacità di resistenza. Capacità di resistenza che abbiamo visto essere correlata non solamente alla riduzione quantitativa della massa ossea, ma anche alla sua alterazione qualitativa. Da precisare che l'osteoporosi non è solamente quella più nota, cioè l'osteoporosi postmenopausale o legata all'avanzare dell'età. Esistono delle forme di osteoporosi anche secondaria, correlata ad alcune condizioni patologiche o correlata all'utilizzo di alcuni farmaci. Si pensi ad esempio a patologie a carico del sistema endocrino, ad esempio l'iperparatiroidismo, oppure a patologia di natura ematologica, tipicamente il mieloma multiplo, ed ancora patologie dell'apparato gastroenterico. Ne è un esempio tipico il malassorbimento intestinale, con la sua patologia caratteristica che è rappresentata dal morbo celiaco. Abbiamo detto inoltre che alcune forme di osteoporosi secondaria sono correlate all'impiego di farmaci, sono le cosiddette osteoporosi iatrogene. Ad esempio, dosi medio-elevate di corticosteroidi sono in grado di indurre, se assunte alla dose di 5 mg per 3 mesi, osteoporosi. Tornando ora all'osteoporosi primitiva, quella che abbiamo detto essere o postmenopausale o legata all'avanzare dell'età, la sua insorgenza è legata prevalentemente a fattori genetici, pur contribuendo anche fattori dietetici, un inadeguato apporto di calcio e di vitamina D. Sulle fonti del calcio vorrei fare alcune precisazioni. Tipicamente sappiamo che il latte e i suoi derivati costituiscono una importante fonte di calcio, sebbene la letteratura attuale, si pensi al dottor Berrino, consiglia di limitare l'impiego di latte in quanto ricco di fattori di crescita, cioè di estrogeni e di grassi saturi, che quindi costituirebbero un aspetto negativo per la nostra salute. E quindi è opportuno pensare ad altre fonti di calcio, come per esempio il salmone, le mandorle, le verdure come spinaci, bietole, cavoli, rape e una sostanza di cui appunto parla Berrino, il gomasio, che sono dei semi di sesamo tostati che costituiscono un'importantissima fonte di calcio. Ecco, una certa letteratura, la letteratura moderna in cui ci sono numerose evidenze scientifiche, dice che in realtà la principale causa di osteoporosi non è data soltanto da una carenza di calcio, ma anche dall'eccesso di proteine animali, che sono più acide di quelle vegetali e che tendono quindi ad acidificare il sangue. L'organismo è molto
attento a mantenere un livello di acidità controllato, perché ogni squilibrio avrebbe gravi conseguenze, quale ipercettabilità muscolare. E l'osso, pertanto, libera sali basici di calcio per tamponare questo eccesso di acidità, quindi diciamo una nuova, in un certo senso, una visione un pochino diversa rispetto a quella tradizionale che siamo abituati a sentire. Tornando all'argomento principale, cioè osteoporosi primitiva, abbiamo detto che fondamentalmente i fattori genetici giocano un ruolo principale, accanto ai fattori dietetici di cui abbiamo appena parlato, ed ancora un ruolo molto importante rivestono alcuni fattori comportamentali, come per esempio il fumo o l'abuso di alcol, nonché l'attività fisica, la scarsa attività fisica. È infatti noto che periodi anche brevi di immobilizzazione sono particolarmente deleteri per la massa ossea. Più incerto però è il ruolo che gioca l'attività fisica sulla prevenzione dell'osteoporosi. L'impatto di tali programmi, cioè l'azione di programmi di attività fisica, dipende dalla frequenza con cui l'attività fisica viene condotta, dalla durata, dalla intensità del programma, nonché dall'età di inizio dell'attività fisica. Senza dimenticare che la sua azione è specifica per la sede scheletrica sottoposta al carico, nel senso che non tutta l'attività fisica e non sempre l'attività fisica fatta nelle varie età ha un significato rispetto al concetto prevenzione dell'osteoporosi. Chiariamoci subito su alcune caratteristiche dell'attività fisica. L'attività fisica, in termini estremamente semplici, può essere definita leggera, qualora sia possibile svolgerla cantando o chiacchierando animatamente. Invece l'attività fisica è detta moderata quando sia possibile svolgerla parlando. L'attività intensa non è possibile conversare per l'accelerazione del respiro, quindi siamo di fronte a un'attività intensa quando non riusciamo contemporaneamente, per esempio, a camminare e a parlare. Un'altra specificazione sull'attività fisica è quella tra attività aerobica e attività di forza e di resistenza. L'attività aerobica è un'attività di intensità leggera o al massimo moderata, e in cui non si verifica accumulo di acido lattico né nel sangue né nei muscoli. Alcune tipiche attività aerobiche sono rappresentate dal cammino, dalla ciclette, dal nuoto, dal ballo, se svolte con intensità lieve o moderata. L'attività fisica anaerobica invece è un'attività quale l'uso di pesi, l'estensione di elastici, il sollevamento di bilancieri, in cui praticamente ci troviamo di fronte a un'attività di intensità elevata che implica sforzi intensi e di breve durata e che si può accompagnare a un accumulo di acido lattico nel sangue e nel muscolo, il che significa affaticamento fisico e dolore muscolare. Entrando ora nel merito del capitolo attività fisica di osteoporosi, è necessario distinguere, come dicevo precedentemente, i momenti di intervento, le azioni specifiche da compiere, nonché gli obiettivi da perseguire nelle varie età. Durante l'età dello sviluppo, ovvero sino ai 16-18 anni negli individui di sesso femminile e i 20-22 anni per i maschi, età in cui si raggiunge il picco di massa ossea, è indicata la prevenzione dell'osteoporosi. Si può fare prevenzione dell'osteoporosi attraverso una attività fisica di intensità elevata e
pensiamo da questo punto di vista ad attività quali ballare, camminare, pedalare, ma con un'intensità elevata e soprattutto attività che determinano un carico scheletrico sull'osso. Da questo punto di vista il nuoto non ha nessun tipo di azione nella prevenzione della osteoporosi, in quanto l'acqua diciamo toglie gravità e quindi nel nuoto utile per i muscoli, per il cuore, per le articolazioni, non c'è nessuna azione sulla densità minerale ossea in quanto non c'è gravità. Basti pensare che gli astronauti che si trovano in assenza di gravità vanno con estrema facilità incontro ad osteoporosi. Quindi importante per la prevenzione dell'osteoporosi in età giovanile, durante l'età cioè dello sviluppo, fare un'attività di elevata intensità e un'attività che sottopone a carico un determinato distretto scheletrico. In età adulta, e per età adulta intendo una età compresa tra i 20 e i 40-50 anni, scopo dell'attività fisica non è più prevenire l'osteoporosi, ma è mantenere la massa ossea che abbiamo acquisito, che abbiamo maturato nel corso dell'età giovanile. E in questo senso sono indicate delle attività di intensità moderata, quali la marcia, la corsa leggera, eccetera. Ribadisco, in età matura, attraverso l'attività fisica, è possibile solamente contenere la perdita di massa ossea e soprattutto mantenere le capacità fisiche e quindi non più prevenire, ma contenere la perdita e mantenere le capacità fisiche.